Cari signori, scusatemi se vi trattengo ancora 5 minuti, vorrei pregare gli autori di venire qua sopra. Pensate che sono venuti lei da Mosca e lui da Roma. E venerdì prossimo avremo altri 3 autori, quindi su 10 che ne abbiamo presentati, 5 sono venuti a Rovereto. Credo che sia un onore. Forse fra qualche tempo potremo dire io c'ero, perché li vedremo sui giornali, perché li riconosceremo, perché avete visto le cose che ci hanno presentato, sono simpatiche e divertenti, sono delle persone in grado di scrivere. Sono in grado di scrivere, non si conoscevano fino ad ora. Li abbiamo presi da tutto il mondo, ne abbiamo presi dalla Russia, dall'America, dall'Italia, lui è l'unico rappresentante italiano, italiano si fa per dire perché è siciliano, insomma, per cui in realtà. Ne abbiamo presi dalla Germania, dalla Francia e da Israele, quindi ne abbiamo presi veramente da tutto il mondo. E questi autori non si conoscevano prima, si sono conosciuti tra di loro proprio in questa occasione, perché quando abbiamo comunicato la lista di chi era scelto si sono un po' messi in contatto fra loro e in particolare si sono messi in contatto Carlangelo e Elena. Elena parla benissimo italiano? Non è vero. L'ha imparato con le canzonette, per cui se voi le dite o sole mio, lei vi risponde grazie dei fiori. Io devo ricordare tutte le parole italiane che so. Grazie Leonardo, grazie Gianni e grazie due belle donne, Luisa e Laura, un bel uomo, Raffaele, per vostro lavoro, per questo festival. Qualcosa? Hai finito le parole? No. Nel gennaio di quest'anno iniziai a scrivere drammi e questo stadio è una prima esperienza nel realizzare i miei pensieri in teatro e sono molto felice questa sera. E come il teatro, io penso che è un posto per pause, per parole, per direttori, per attori, per autori. E per me, oltre tutte le cose, è un territorio per libertà dei miei pensieri, mie emozioni e mie paure. E io temo il teatro, infatti, e l'amo. Grazie. Spero che stasera non si sia spaventata per la messa in scena del suo lavoro. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. L'onore è tutto mio, tutto nostro, penso di interpretare anche il pensiero di Elena, di essere qui. Questa è una rassegna che nasce importante, sinceramente. Ecco, quando ho saputo di partecipare a questa rassegna, ho avuto modo di vedere anche tutti quanti gli altri autori, alcuni molto molto famosi, tipo Vaclav Havel. Ho capito che questa qua non è una segna importante, mi auguro che sia veramente l'inizio di una lunga storia, anche per la città di Rovereto. È una cosa che credo che possa dare veramente lustro anche alla città di Rovereto come un appuntamento annuale. E quindi ringrazio Leonardo Franchini, la Compagnia dell'Attimo, e ringrazio la città di Rovereto. Grazie Rovereto, e vorrei dire una cosa un po' strana. Non conoscendosi personalmente, perché se no non succedeva di sicuro, lui le ha spedito una poesia e lei l'ha pubblicata sul suo blog. Grazie. In italiano. Grazie. Ve la leggo. Non mettetevi a piangere, per piacere. Un giorno, non troppo tempo fa, che non doveva essere un giorno particolare, un giorno così speciale, invece come un raggio di sole nella mia vita, come un raggio di sole entrato per caso fra le persiane oblique, sei entrata tu. Tu con i tuoi pensieri, con le tue parole, che sapevano di sale, cristalli, sulle tue labbra luccicanti, brillanti, da percorrere piano, con
con le dita, da togliere uno ad uno e metterci del miele, ma senza fare rumore, per non farti scappare, per non darti il tempo di pensare che sei un raggio di sole capitato per caso nella mia vita e che la sera ti porterà via verso un giorno altro che non sarò più io. Avrei fatto anche io di scappare dopo aver visto, diciamo la verità, adesso l'ha mandata. E lei, non so se è in risposta, ma comunque ha scritto una poesia che lui ha tradotto e lei ha ripubblicato in italiano nel suo blog. Una poesia molto intensa, se riesco a trovarla. È una poesia che a me ha fatto tornare in mente Prévert, non so se qualcuno di voi se lo ricorda. Il titolo è lunghissimo. Abbiamo fatto diventare il nostro amore un campo di battaglia. È ispirato a Napoleone, immagino. Quando abbiamo fatto diventare il nostro amore un campo di battaglia, in quel momento abbiamo perso tutto ciò che avevamo. Perso le nostre vite, noi stessi, tu ed io. Abbiamo dimenticato come è iniziato, quando l'abbiamo voluto trovare questo amore, una volta. Abbiamo scordato quanto a lungo l'abbiamo cercato mentre regolavamo i conti con il passato. Non un braccio, non una spalla, né un petto sul quale dormire. Non abbiamo concesso niente, niente a lui che ci è stato così caro. Le abbiamo rifiutato persino l'aiuto quando lo mendicava come un miserabile e non le abbiamo asciugato le lacrime che gli scendevano sulle guance, pallide. Noi l'abbiamo visto affamato e non gli abbiamo dato del pane. Muori qui! L'abbiamo fatto portare via dalla tempesta e dal dolore. Noi, schiavi della nostra sofferenza e del nostro fallimento. Giuda, due Giuda che hanno tradito il loro amore, l'hanno avvolto in una buca di silenzio. Gli hanno servito un funerale pomposo e portato al Camposanto in un nero enorme carro funebre. Senza nemmeno una parola, a mani nude, con le vanghe, hanno scavato una bella fossa e hanno seppellito nel sepolcro il nostro amore. Ebbene, tu lo sai cosa mi turba, lo specchio. Se lo guardi a fondo, sono sicura che vive lì il nostro amore. Ancora adesso, che è seppellito nella bara, e graffia il fondo nel suo letto duro, in quell'orribile stato. Dedicata a lui, diciamo la verità, però mi sembra molto bella. Grazie. Questo qua è stato un effetto collaterale di questa rassegna. Ci ha permesso anche di conoscerci fra autori e non ci poteva essere forse forma migliore di conoscenza che quella di cominciare a tradurre le nostre poesie, di cominciare a conoscerci attraverso quelle. E io ho scritto a Elena appunto che era un raggio di sole, sì è vero, lo confermo davanti a tutti, un raggio di sole, perché quando si leggono determinate parole comunque sia sono dei raggi di sole che ti entrano nell'anima, come quando scriviamo una commedia, in questo caso qua è una poesia, e quindi in questo senso credo che sia utile, ha un valore aggiunto questa bellissima rassegna, grazie. Ecco, grazie per essere venuti, sabato venerdì 3 e sabato 4 ci saranno le ultime due serate di questo festival. Se potete, se vi è piaciuto, parlatene in giro. L'ingresso, come sapete, è libero, quindi non ci sono problemi. Penso che è un teatro un po' diverso dal solito. Pirandello è morto, Shakespeare è morto. Insomma, si può andare avanti col teatro. Non è mica necessario far sempre solo, sempre lo stesso repertorio. E grazie di essere stati con noi. Buonasera.